Lunedì inizierà il ciclo di ferro del Pescara, 5 partite in 2 settimane, ma la cosa riguarda tutte le squadre del campionato, che dovranno chiarire la consistenza dei biancazzurri e se ci sono concrete possibilità di ambire al terzo posto, come la classifica fa intendere, visto il meno 2 dal Cesena materializzatosi dopo l'ultima giornata. Si giocherà tanto in poco tempo e per il Delfino saranno test altamente significativi, intanto perché saranno 4 trasferte su 5. L'unica gara in casa è lo scontro direttissimo contro un Entella in condizioni smaglianti e 2 di quelle trasferte saranno contro le dominatrici del girone, Reggiana e la neocapolista solitaria Modena. Se la gara contro l'11 di Tesser chiuderà il Tour de Force, quella contro la Reggiana la aprirà e il Pescara arriverà all'appuntamento col vento in poppa, forte di 9 risultati utili consecutivi, di una squadra che ha ritrovato convinzione e il cui attacco sta ora producendo con buona prolificità. Se fino al match con l'Ancona il Pescara non aveva mai segnato più di 2 reti, questo è accaduto in 3 partite su 4 del 2022. L'unico mezzo passo falso è arrivato contro una Carrarese che ha imposto il pari, e meritava di più, proprio la Reggiana. Si può obiettare, anche giustamente, sulla consistenza degli avversari, ma il Gubbio da inizio stagione è in zona playoff e la Viterbese, nelle ultime 7 giornate, ha preso gol solo dal Pescara e sta risalendo da una classifica deficitaria. Certo che i biancazzurri hanno però ancora tanto da dimostrare e misurarsi intanto contro l'imbattuta Reggiana e poi con l'ispirata Entella aiuterà a capire la dimensione reale della squadra di Auteri. Reggiana che d'altro canto avrà Rossi e Rozio squalificati e affronterà il posticipo con molta pressione addosso dopo aver lasciato il primato al Modena e dopo una partita come quella dello Stadio dei Marmi a tratti in affanno, specie nel primo tempo. Con il recupero di Derisio, Auteri avrà quasi l'intero organico a disposizione, resterebbero da verificare le condizioni di Memusciai e Chiarella, la coppia Pontisso-Pompetti in mediana ha dato garanzie, in avanti Rauti e Ferrari appaiono intoccabili, il ballottaggio sembra quello tra Dursi e un Clemenza rilanciato dal bel gol al Gubbio. In difesa Auteri dovrà decidere se riproporre il giovane Veroli o se schierare un reparto più esperto, confermando Ierardi nel trio davanti Sorrentino. D'altro canto Diana, che ha una rosa profondissima, ha intanto il dubbio del modulo, poiché alterna 4-3-3 e 3-5-2. Dovrebbe recuperare Cigarini, uscito malconcio da Carrara, e spera di riavere in difesa Cremonesi. Tornerà Zamparo dal primo minuto, a Carrara il possente centravanti, 12 reti finora, ha trovato il gol appena entrato in campo. A dirigere il match sarà Matteo Gualtieri di Asti.